Benvenuti a una nuova trasmissione del punto, come sempre cerchiamo di approfondire temi amministrativi ma anche temi politici dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Andiamo a salutare gli ospiti di questa puntata. Attilio Solinas, articolo 1, eh, Movimento Democratico Progressista, presidente buongiorno. della Terza Commissione. Benvenuto, benvenuto alla vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Valerio Mancini della Lega Nord. Buongiorno, buongiorno. Allora, iniziamo con un argomento che sta a cuore a tutte e due: eh, ambiente e salute. Eh, salute perché eh, Solinas è un medico, per cui, oltre ad essere presidente della Terza Commissione che tratta proprio temi eh, inerenti a, queste, a questi questi argomenti come ambiente e salute. Lei Mancini perché sta facendo una battaglia no? anche sull'ambiente, soprattutto per quanto riguarda eh, Calzolaro. Allora, cominciamo da Solinas, eh, come sta l'Umbria da questo punto di vista? Ci sono, dal punto di vista della salute, eh, siamo in fase di eh, valutazione del piano sanitario regionale, ancora non è stato presentato in commissione e eh, vedremo insomma, quello che propone la Giunta in merito alla riorganizzazione eh, dei servizi assistenziali. Sappiamo bene che siamo dietro, indietro dal punto di vista dell'assistenza territoriale, quindi tutto quello che è fuori dall'ospedale, quindi servizi eh, per i cittadini soprattutto per le malattie croniche che devono poter essere curate, assistite fuori dall'ospedale, soprattutto le riacutizzazioni delle patologie croniche. Quindi bisogna creare delle strutture vicino a, al domicilio dei cittadini che, qualora si verificano dei problemi, possano consentire una cura senza ricorrere all'inappropriato ricovero in ospedale, la fila, la fila in ospedale. Questo è un punto fermo da, da perseguire. Un contrasto alle liste d'attesa che è un altro problema. Molto serio e eh, che va risolto aumentando, potenziando l'offerta, quindi aumentando il numero di prestazioni, facendo lavorare gli ambulatori e i servizi anche di pomeriggio, se è necessario. E il lavoro con la Medicina Generale cioè un, è stato firmato un accordo con la Medicina Generale per creare appunto delle strutture H24 per assistere eh, appunto le persone eh, vicino al proprio domicilio, per, anche per problematiche che ne so anche situazioni che richiederebbero il pronto soccorso ma possono essere trattate il pronto soccorso dei grandi ospedali ma possono essere trattate in sede insomma in una, in una sede vicina appunto alla, 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 al domicilio Mancini, sì. eh, teniamoci alla salute no? poi parliamo dell'ambiente Solina si è iniziato parlando del piano sanitario regionale in fase diciamo di attività di, di, di studio, di analisi, no? dice, ancora non è arrivato in commissione, presto però arriverà. E Solina si dice che bisogna puntare di più sulla medicina territoriale, cioè dare più servizi a livello di territorio. Lei come la pensa da questo punto? Io ho il giudizio negativo totale su quello che è l'amministrazione della, della Regione Umbria, eh, lo do ancora anche su questo punto. Eh, chiaramente il comparto sanitario è primario considerando che spendiamo 1,9 miliardi di euro di soldi pubblici per gli circa gli 890 mila abitanti dell'Umbria. Interessante scoprire che ne spendiamo quasi 6 per gestire l'immigrazione e, e le liste d'attesa sono lunghissime. Quindi di conseguenza il piano è da rifare. Eh, tra l'altro, per quanto riguarda ILEA, c'era anche una, diciamo, una compressione dei tempi delle liste d'attesa per certi servizi completamente fallito. Fu un, un piano emanato nel 2014 per quanto riguardava questa riduzione dei tempi, fallito anche quello. Quindi, io esprimo, al di là del valore professionale del comparto medico, quindi comparto sanitario e ovviamente quello. Paramedico, esprimo grandi valori, ma la politica non fa emergere professionalità in questa regione. Vogliamo ricordare ai cittadini Umbri un anno di vacazio dell'assessore Barberini per questione di poltrone, di dirigenti, questo ha inciso sulla capacità funzionale. Eh, dei nostri ospedali, di conseguenza, è un giudizio negativo. Eh, oggi è interessante eh, sapere: parlo di Città di Castello che per fare una visita oculistica bisogna aspettare il 2019, se si va col servizio intramedia, com intramedia come si dice, eh, mi pare a ottobre. Le due cose non stanno in piedi. Eh, la stessa cosa: abbiamo visto le proteste dei cittadini, per quanto siamo stati tra l'altro testimoni insieme al consigliere Solinas nel comune di Monte gabbione qualche tempo fa, eh, le code fuori dall'ospedale di Orvieto, quindi un giudizio assolutamente negativo, ripeto, ma non per il valore professionale che comunque è comunque espresso, ma che non viene fatto emergere da una politica che lo opprime, questo è il mio giudizio. Solina, se lei ha vissuto la sanità, sì, mi sembra che questa domanda gliel'ho eh, fatta anche qualche settimana fa, però la faccio nuovamente. Lei ha vissuto la sanità internamente, insomma, come medico dell'ospedale di Perugia, adesso la vive diciamo, da amministratore, perché poi eh, presidente della terza commissione ha sul suo tavolo tutte le varie problematiche, criticità e anche progettazioni. Si ritrova in questa analisi di, di, di Mancini? La, la politica è vero che non riesce comunque a gestire, al di là delle capacità e professionalità interne, eh, questo, questo grandissimo comparto? Beh, eh, il consigliere Mancini è pessimista, diciamo, da un giudizio un po' negativo, ma io vedo che ci sono molte cose da fare, da migliorare. Sicuramente gli organici eh, della sanità pubblica umbra vanno potenziati. Siamo fermi ai tetti di spesa per il personale del 2004. L'ha detto l'assessore eh, l'altro giorno in commissione. Quindi ci sono dei servizi con carenze di organico nette, molti precari, questa cosa non va bene e va contrastata. Le carenze di organico, pensiamo anche alla psichiatria che è un, è un, è un ambito molto sofferente. In grande, in grande deficit, diciamo, in grave carenza, La caren le carenze di organico determinano carichi di lavoro eccessivi spesso e altre re in realtà invece c'è eh, un eccesso di personale, quindi una, anche una bassa produttività, quindi, bisogna, queste cose bisogna riorganizzarle. Sicuramente questo è un punto importante. Il problema è che lo sta, noi scontiamo uno Stato che spende meno, sempre di meno, una definanziamento, un definanziamento progressivo del Servizio Sanitario Nazionale. Per cui eh, le regioni fanno di tutto per tenere i conti in ordine con le cose che hanno. Però bisogna investire di più, poi ovviamente eh, investire nelle strutture che dicevamo, riorganizzare. L'Umbria è avanti dal punto di vista della riorganizzazione ospedaliera, la ristrutturazione degli ospedali. Però eh, bisogna, eh, sono i servizi che vanno riorganizzati, bisogna potenziare le cose allora, che Entriamo nel concreto. No? Quando arriverà il piano sanitario regionale, cosa vorreste trovare se poi non trovate quello che voi eh, immaginate, cosa proporrete per. Ma... Eh, non è che quando arriva un piano la Lega o Valerio Mancini in due secondi è in grado di risolverlo. Di sicuro è una cosa molto semplice: di quello che arriva sul tavolo a livello amministrativo i risultati sono pessimi, lo stiamo vivendo sulla pelle tutti i cittadini, tutti, tutti i giorni. Quindi, il discorso cioè, eh, quando uno va in ospedale, penso per avere come si dice, una visita medica, deve essere innanzitutto averla in dei tempi ragionevoli. Eh, le pare una cosa, eh, diciamo eh, di poco conto, questa, cioè poter accedere al servizio sanitario regionale senza poi andare a finire negli ambulatori privati con dei tempi in una burocrazia dignitosa. È il primo punto. Questo è, era stato fatto un piano di rientro de, di compressione delle liste d'attesa che eh, doveva funzionare e riportare tutto a dei termini eh, ragionevoli. Ma una persona oggi eh, vogliamo dirlo: una persona che ha fatto una biopsia al seno. Quanto deve aspettare Città di Castello per avere la risposta? Eh, sapere se tu hai una malattia terribile o meno, anche un giorno è troppo. Bisogna ritornare allo, al soggetto dell'azione medica, che è il paziente, non la struttura. Qui ha detto bene su questo punto con la sì, Presidente Assunia, siamo d'accordo. No? Scoprire ipotesi, no? Vogliamo, adesso abbiamo fatto un bel lavoro che è ancora nei cassetti giù al broletto. Uh, scoprire dai giornali che la Val Nestore è terra di fuochi, con percentuali di morti no, per malattie neoplastiche dovute sicuramente anche cioè ci a. No, conto. ma no, cioè ci no, mi spiega, perché conto. la sanità è anche prevenzione, mi sì, permette. Sì, 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 allora, eh. questa, scoprire però che la zona più colpita dal punto di vista di certe malattie è l'Alto Tevere e anche il Chiascio, allora cosa vuol dire? Cosa vuol dire oggi fare un piano sanitario? Innanzitutto avere coscienza del proprio territorio e conoscenza. Azionare chiaramente in modo straordinario lo screening e cambiare le abitudini. Prevenzione, cioè. prevenzione. Anche perché la prevenzione costa pochissimo. Gestire una persona che ha una malattia terribile come può essere una neoplasia o un cancro in generale costa dai 150.000 euro ai 300.000 euro. Spendiamo un decimo di quelle risorse per la prevenzione. Abbiamo riempito, e ne sono testimone del Presidio di Città di Castello di, 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 di decine di persone negli uffici, una burocrazia infinita. Quando abbiamo personale medico ri, eh, infermeristico richiamato durante, okay. durante i giorni di riposo, anche dal punto di vista procedurale, non si può assistere in alcuni reparti di, di chirurgia medici che stanno 8-10 ore in sala operatoria perché hanno fatto le sedute operatorie. Questa è una cosa irregolare, è una cosa assurda. Okay. E, e, le, e concludo anche Cosa, è normale che il comparto dal punto di vista medico della retribuzione un comparto difficilissimo dove i chirurghi non, che rischiano tutti i giorni le denunce, non ci sono più chirurghi perché eh, diciamo, sono sottoposti al ricatto della denuncia e abbiamo gente che fa turni assurdi e questo, con stipendi bloccati da sei anni, da sette anni in questa regione, addirittura con differenziali fra ASD 1, asd 2 azienda ospedaliera. Magari lo chiediamo questo, perché non è normale che chi fa l'infermiere okay. in, in un ASD poi è diverso. Minas, no? No. Così bilanciamo anche i tempi, no. perché ha un, un minuto e mezzo in più Mancini, così. Eh, andiamo a chiudere questo argomento, ne apriamo un altro molto attinente. Adesso il cittadino che ha fatto una biopsia, una biopsia alla mammella, al colon per dire, oppure un esame strumentale tipo un attacco e una risonanza con un codice informatico può ritirare nel suo computer la risposta, può andare a vedere. Questa, cosa, questa visibilità diretta da parte del, del paziente della risposta, prendiamo una risposta, di un'istologia che dice c'hai un carcinoma, un adenocarcinoma del colon, è una cosa sbagliatissima, rischiosissima, perché crea, crea grandissima preoccupazione e angoscia nelle persone, quindi ci vuole sempre la mediazione del medico, questa è una cosa importante, io l'ho detta, l'ho sottolineata anche all'assessore, spero che si faccia in modo di evitare questa cosa drammatica, perché a meno che non aspettiamo una persona che si suicida, si butta alla finestra quando vede scritto adenocarcinoma, c'è questo rischio, poi si, si innescano meccanismi di eh, Preoccupazioni che portano a consulenze, magari uno inizia a girare l'Italia perché ha questa appunto questa linea. Invece ci vuole sempre la mediazione del medico. Mancini riparto da lei. Eh, poi vado da Solinas perché parliamo di ambiente. No? Lei prima parlava della Val Nestore, eh, nell'ultimo periodo lei si è molto soffermato sull'impianto eh, dei rifiuti di eh, Calzolaro. Sì. Eh, e Quindi secondo lei lei diceva prima. Ambiente e salute vanno di pari passo perché ci sono zone dove c'è un'incidenza di particolari patologie legate all'ambiente. Poi chiederemo chiaramente a Solinas eh, se questo è, è vero, quanto è vero e in che percentuale. Però lei mi pare abbastanza sicura in questa sua eh, riflessione. Lì c'è un impianto che ha avuto a suo tempo un'autorizzazione eh, per trattare i rifiuti ma un impianto che si pone al centro di un paese. Nel 1970 in questo paese, frazione di Calzolaro, comune di Umbertide, c'era un mulino che trattava farine e cereali. L'azienda decide di cambiare de attività, gli viene autorizzata e inizia il suo, diciamo, regolare e autorizzato processo lavorativo, in piena libertà e in pieno rispetto delle norme, perché non è che l'azienda ha fatto qualcosa da sé. Tutto questo è, si è arrivati a trattare i rifiuti fino anche a 21.000 tonnellate all'anno, poi è stata autorizzata per 50.000. La domanda che pone una logica, ma si può autorizzare ancorché nel rispetto della legge 50.000 tonnellate di trattamento dei rifiuti all'interno di una frazione abitata? Dal punto di vista politico, sociale, di tutela della salute, no. Cosa abbiamo fatto? Io e il presidente Solinas? abbiamo cercato di ascoltare il Comitato e di dire che quell'autorizzazione è stata, secondo noi, stata fatta nel pieno rispetto della legge, ma valutiamo. Cioè se centinaia di persone sono venute in assemblea esattiva a manifestare il loro cioè, disagio, il reale che va risolto, allora insomma, aiutiamo certo. anche l'impresa, perché non decola... cioè, la delocalizzazione, Noi, cioè, bisogna aiutarla, cioè, l'azienda comunque non ha fatto nulla da quello che mi risulta certo, contro certo. la legge. Beh. Ma bisogna anche capire la ragione di opportunità, sì, sì, sì. Per, diciamo, la responsabilità politica, responsabilità politica di una regione avvoca le, eh, le licenze, risarcisce l'azienda perché l'interesse primario della salute è al primo posto certo. e aiuta a riallocarla e penso che sia giusto. Allora, eh, Sonia, se io però ritorno alla domanda iniziale, eh, quanta attinenza c'è tra ambiente e salute? Cioè, certi tipi di patologie sono... In che percentuale? C'è un'attinenza strettissima fra ambiente e salute. È chiaro che inquinamenti gravi, seri, tipo quello che è la Valle dei Fuochi eh, nel, nella regione di Caserta, eh, determina incrementi del 150%, ad esempio, dei tumori del, fe, del fegato. 150%, cioè dimostrato non da, dalla sanità toscana, ma dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi, sono situazioni gravissime. In Umbria, per fortuna queste cose non si sono eh, verificate. La, la questione della Vannestore, il eh, report della ASL dice che, non, che in realtà non ci sono incrementi significativi dei tassi di mortalità o di, um, di malattie tumorali. Questo adesso ancora c'è un'indagine della magistratura, ci arriveremo. La questione del calzolaro mi preme molto perché ho fatto una battaglia che poi è stata condivisa dal consigliere Mancini e dalla Lega perché lì c'è una popolazione di. Sono state raccolte circa 3.000-4.000 firme, c'è cioè una popolazione che soffre di un ambiente eh, malsano perché gli odori nocivi che provengono dal trattamento dei rifiuti fa, fanno vivere male e compromettono anche le attività commerciali. C'è un servizio di trattamento dei rifiuti a pochi metri dal centro abitato e questa cosa non va. Dico in anteprima che a breve ho già pronto un testo di legge, lo presenterò per porre dei limiti alle emissioni d'origine, come in altre regioni una, ci sono leggi che determinano dei limiti alle emissioni d'origine. C'è una proposta di sì, legge? Sì, una proposta di legge la presenterò a breve. È già pronto il testo, abbiamo mutuato anche dalle altre leggi regionali. Eh, perché esistono dei sistemi scientificamente comprovati per testare la quantità di odori. Questo non riguarda solo i rifiuti, ovviamente, riguarda per esempio gli odori emessi dalle, dagli allevamenti di suini. No? Anche lì c'è un problema serio. Cioè persone che non vivono più, hanno una qualità di vita alterata, alte, salute psicofisica alterata da un ambiente malsano dal punto di vista okay. degli odori. E Chiaramente eh, manderemo avanti questa legge. Poi, se anche altre forze politiche la vorranno appoggiare, chiaramente ben, sono, ben venga questa cosa, eh, non è possibile che si vada avanti. Cioè, vengono compromessi appunto. La ristorazione, sì, sì, le, certo, gli, gli albergatori soffrono. Macini, quindi lei firmerà questa legge che ha annunciato Solinas? Eh? Ma certo, nel senso che il, con il dottor Solinas, mi ha fatto anche un altro, diciamo, bel lavoro che passa attraverso, ripeto, l'esame lo screening del, dei tumori in Alta Valle del Tevere, i chiascio, quelli del gastrointestinale, che ci vedono doppi nella media regionale, perché comunque che se ne dica, la Valnestro nella nostra, eh, la nostra, la nostra Valnestro, quella Umbra, terra di fuochi, definita così dai giornali, nell'Alta Valle del Tevere siamo più alti come percentuali, allora, abbiamo, e quindi c'è qualcosa che non torna. Cambiamo argomento perché abbiamo più soltanto sì, 8 sì. minuti, parliamo di crisi occupazionali, sono molte vertenze in atto, eh, a partire dalla Perugina per arrivare alla Ex Novelli, arrivando alla fascia appenninica, insomma in tutta l'Umbria ci sono situazioni particolarmente critiche. E lei Solinas, come pure Mancini, eh, anche in questo caso diciamo, siete in prima linea a livello politico con le vostre proposte. Lei tra l'altro ha presentato anche una mozione che verrà discussa nelle prossime sedute, che è un piano, diciamo, per il lavoro, ecco, proponiamo un piano regionale per il lavoro proprio perché l'Umbria ha sofferto e sta soffrendo più di altre regioni rispetto ad altre regioni del centro nord eh, per questa crisi finanziaria che è ancora dura, quindi c'è una sofferenza soprattutto dal punto di vista occupazionale, si sono perse migliaia di posti di lavoro e noi eh, stimoliamo e eh, proponiamo alla regione delle misure per potenziare eh, l'occupazione, quindi un rilancio dell'economia che passa da una eh, adeguata e ottimale utilizzazione dei fondi europei, ad esempio i fondi della ricostruzione del terremoto che devono, non devono eh, penalizzare le imprese umbre no? perché per esempio le imprese di costruzione sono che hanno, il settore di costruzione è quello che ha sofferto di più. E poi eh, poi la ricerca scientifica, investire anche lì fondi europei, poi c'è il, il piano per l'area di crisi del Ternano Narnese, anche lì sono, sono risorse in abbondanza che devono essere utilizzate al meglio e bisogna soprattutto, una cosa che abbiamo sottolineato, verificare gli effetti in termini di nuova occupazione di queste risorse si possono distribuire, distribuire eh, eh, queste risorse in modo eh, senza un criterio che poi consenta di verificare la nuova occupazione. Quindi un piano eh, sotto questo punto di vista, ecco l'economia circolare, un altro punto fondamentale, no? l'economia verde, la green economy, è una, un ambito dove vai, la Regione deve investire di più perché lì si possono avere grandi riscontri dal punto di vista occupazionale. Mancini, eh, disoccupazione si collega molto alla povertà, alla, alla difficoltà delle famiglie, no? un, un tema che conosciamo bene eh, anche in Umbria, oltre che essere un problema eh, di, di, di caratura nazionale, chi più chi meno insomma, soffre di questo. Ecco. Eh, Solinas faceva delle proposte per rilanciare il lavoro in Umbria, per rilanciare l'economia Umbria, lei spesso si basa sulla... Sull'aeroporto, sui trasporti, sul eh, potenziamento di infrastrutture che possano dare nuova linfa al turismo, ad esempio. No? Sì, no, ma io le proposte le ho fatte, ma sono anche stufo di farle, perché tanto poi non trovano una risposta, quindi è inutile che stiamo a chiacchierare. Io non smetterò di combattere, ma ci vuole anche una, una credibilità politica della maggioranza che sia capace eh, di rivendicare il suo ruolo a nome di tutti gli umbri. Ma come puntare in Umbria Mancini? Ma è evidente che eh, dal punto di vista... L'altro giorno abbiamo fatto un importante incontro qui in Assemblea per le sanzioni, no alle sanzioni alla Russia. Ci costano 70 milioni di euro all'anno di danni alle nostre imprese, specialmente quella metalmeccanica. Cioè, quello non è che eh, è una disgrazia che siamo cercati perché le sanzioni le hanno addirittura prorogate. Sappiamo benissimo chi lo ha fatto, lo ha fatto la Commissione europea. Il governo italiano poteva porre il veto mentre Renzi era col cellulare con Putin. Giustamente, poi che, che vogliamo che ci, che ci aspettiamo da questi risultati? Beh, 60 milioni di euro sono quelli. Vogliamo parlare eh, dell'attacco che viene. Sta è stato, è stato fatto e viene ancora fatto alla Perugina con 350 esuberi, c'era 3.000 dipendenti e, e scenderemo a 400. Valerio eh, Mancini può fare mille cose, ma eh, c'è adesso un altro governo e non stanno facendo nulla. Ma la maggioranza su, su vertenze ma, come queste... Ma l'autorevolezza la autore, delle forze politiche è evidente che vale con tutto il potere politico quando si è autorevoli. Se abbiamo dei governi che beatificano il trasferimento delle sedi in altri paesi, vedi eh, la Fiat no? che ha lasciato chiaramente il territorio italiano, con la sede a Londra, cioè, è chiaro tu devi consentire, devi obbligare le multinazionali a mantenere gli impegni presi nei confronti eh, delle maestranze e ovviamente di una città e della, e della politica, ma se poi di là l'interlocutore si evapora, ma anche l'autorevolezza politica, ma vogliamo capire, cioè, eh, abbiamo rinunciato, in modo sbagliatissimo perché non si è stato capace di rivendicarlo all'alta alla velocità e non abbiamo il Freccia Rossa. Abbiamo fatto un contratto eh, durante l'annuncio dei grandi accordi per aumentare i voli sul nostro aeroporto, che ricordo l'ultimo weekend d'agosto aveva solo tre voli. Però siamo cresciuti, ma dove? Abbiamo regalato, quello che adesso dobbiamo capire, 500 mila non si sa chi, perché non sappiamo qual è l'entità, Flymark è eh, giustamente in discussione con eh, la SASE e eh, lascia piedi, Uh, dei, eh, dei turisti e tutto questo eh, poi dovrebbe creare occupazione è evidente che eh, e, e sono mali che alla fine producono un risultato okay. ma se non c'è una reazione una reazione forte di, di questa dici, autorevolezza ah, okay. e reazione eh, della politica ma regionale. vogliamo parlare della in Group eh, non purtroppo cioè, non, abbiamo, eh, non abbiamo il tempo volevo farvi un'ultima domanda Solinas eh, in 30 secondi manca autorevolezza e manca Determinazione diceva e programmazione, Mancini che diceva. Eh. Programmazione, non è che nelle ferme. Lei è che in maggioranza, Sonina, se che risponde. Io direi che ci stiamo muovendo bene, la questione dei trasporti è cruciale, i collegamenti nella regione sono importantissimi. So che questa settimana l'assessore Chianella si incontrerà con il suo omologo toscano per definire la questione della fermata dell'alta velocità. Eh, fra Umbria e Toscana, che servirà quindi le, le province di Perugia, Siena e Arezzo, questo è un punto cruciale per il collegamento, le strade ne abbiamo collegamenti con l'Adriatico, c'è cioè una prospettiva con eh, la 78 e la due Mari, insomma si sta muovendo, la centrale Umbra purtroppo siamo in ritardo con la manutenzione, però i cantieri sono partiti, speriamo che eh, riparta anche la... Perché l'hanno parlato di FCU, allargata... parla ma ci lega l'argomento. Me lo dica in 15 no. secondi no, però, eh, perché, perché non devo è... dire in 15 secondi. Eh, una, eh. Una, una, una rete ferroviaria con 130 anni di storia, bombardata nel 1944, come ho detto più di una volta, dai angloamericani, che l'incapacità di programmazione di questa regione ha disintegrato, distrutto impedendone di fatto la manutenzione e la programmazione cioè, eh, quello che c'era negli anni 50 è stato da questa regione disintegrato compreso l'FCU, adesso bisogna aspettare eh, il salvataggio delle rete ferrovie italiane che ben venga per l'amor di Dio ma non possiamo non prendere una responsabilità politica di quel fallimento, sono tutti contenti, tutti salvi, tutti bravi l'E78 ce la rivendono ogni tornata elettorale, io vengo da, dalla Vale del Tevere, abbiamo una galleria costata 300 milioni di euro che è un buco in una montagna, lo vogliamo dire questa cosa? Abbiamo il traforo del Cornello dalle sue parti e chiudo che metà montagna è forata metà no, eh, non penso che lo debba finire no? eh, domani e questo è quello che c'è. un po' di secondi Solinas... Eh... Bisogna avere ottimismo perché le cose ci si faranno, Allora si faranno, chiudo con ci saranno una... investimenti anche da Bus Italia sui eh... nuovi treni per la FCU. Avremo occasione chiaramente di approfondire ancora di più questo argomento, chiudiamo con una domanda politica, eh, da, da qualche mese è nato articolo 1 Movimento Democratico Progressista, lei è esponente all'interno dell'Assemblea legislativa. Solinas, cosa è cambiato a livello politico per questa maggioranza e in vista anche delle prossime elezioni politiche, eh, cosa potrà significare questa, questo suo gruppo diciamo, a sé? Beh, noi continuiamo a dare l'appoggio alla, alla Giunta regionale, e ovviamente stigmatizziamo le nostre posizioni, vogliamo che vengano fatte politiche per le fasce deboli della popolazione, quelle che sono trascurate, dimenticate. Eh, le persone anziane, i disabili, la, le persone non autosufficienti, bisogna investire su queste eh, realtà che sono in grande sofferenza. Tanti umbri non si curano più perché non hanno risorse, bisogna abolire, puntare ad abolire il super ticket, i ticket e puntare sul lavoro, la questione fondamentale. Mancini, Diamo... Mancini le do 30 secondi e le, sì, faccio, ma però, eh. subito, no, no, le faccio la faccia, domanda rispondo subito la faccia, cioè, la, la lega nord all'interno del centro-destra fa delle sottolineature diverse rispetto agli altri partiti ecco eh, in prospettiva anche delle politiche il suo partito sia a livello regionale che politico come si colloca all'interno di, di una coalizione eh, o comunque con... Io l'ho detto a altri giornalisti, la questione politica delle regioni nazionali non mi interessa manco lei, quindi e non rispondo su questo tema, rispondo su, su quello che ha detto prima il consigliere Solinas, ci siamo preoccupati, il grande successo di questo governo è di aumentare lo stipendio ai carcerati, noi spenderemo 96 milioni di euro per dargli un salario ai carcerati, non stiamo pagando alle, alla polizia penitenziaria, ecco per cui per protesta non sono però neanche andato ai 200. Lei, anni. Lei Spendiamo 50, 50 milioni di euro per gli immigrati, 4.800 immigrati in Umbria, 50 milioni di euro. Poi dobbiamo trovare i soldi per i giovani che sono finiti però quei soldi. Le priorità eh, della Lega sono le priorità dei cittadini, prima gli italiani, prima veramente i disoccupati tutto il resto dell'aspetto politico per adesso non, non mi interessa oh, sto cercando di chiudere perché come no, dite, no, ma poi, siamo, possiamo chiudere la con tempo da, da diversi secondi grazie eh, prego grazie, grazie. Eh, articolo 1 Movimento Democratico Progressista e Presidente della Terza Commissione e al vicepresidente dell'Assemblea legislativa della Lega Nord Valerio Mancini grazie, grazie. a voi per averci seguito buona settimana grazie grazie